Nel pieno centro di Taranto, in via Berardi 15, ecco il Mediterraneo Medical Center. Un'equipe dotata di elevata professionalità e con grande esperienza. Dottor Giuseppe Scarlino, direttore sanitario, odontoiatria, ortodonzia e protesi, chirurgia orale, implantologia, medicina estetica. Dottor professor Alfredo Procaccini, otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Dottor Francesco Ciliberto, dottor Mario Ciliberto, ecografia specialistica. Professor Floriano Beleggia, consulenze mediche, polispecialistiche, urologia. Con Mediterraneo Medical Center metti la tua salute in mani sicure. Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Parliamo ora del reddito di cittadinanza, la favola a 5 stelle, quella proposta da Gigino Di Maio, l'ex steward. Ma si tratta di una follia a 5 stelle, si tratta di una favola a 5 stelle, si tratta di una puttanata, anzi di una serie di puttanate a 5 stelle. Vediamo cosa dice il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza dei 5 stelle prevede l'erogazione di un sussidio mensile fino a 780 euro per il singolo senza reddito, 1.014 euro per un genitore da solo con un figlio minore e fino a 1.638 euro per una coppia con due figli minori. In buona sostanza, dice Di Maio, l'ex steward, dice: noi diamo delle possibilità di lavoro e nel frattempo, fino a che non si trova il lavoro gradito, noi vi diamo questo sussidio. Sussidio enorme per certi aspetti. Anzi, in Italia noi abbiamo 2.800.000 disoccupati e Di Maio dice: noi ad ognuno di essi possiamo dare tre possibilità di lavoro. Quindi Di Maio crea 9 milioni di posti di lavoro. 2.800.000 disoccupati, 9 milioni di posti di lavoro. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la moltiplicazione dei posti di lavoro. I pani e i pesci li moltiplicava Gesù Cristo, i posti di lavoro li moltiplica, li triplica, appunto, Di Maio. Beato lui. È una situazione incredibile. Il popolo italiano e il popolo meridionale in modo particolare ci ha creduto. Noi meridionali abbiamo abboccato come allocchi, non io perché non ci ho creduto, però si sa, in una situazione, in un contesto di sofferenza, di disperazione, beh, si accetta di tutto. Beh, d'altronde questa è stata la fortuna di Vanna Marchi e del suo collega, il famoso Mago do Nascimento. Ma il bello deve ancora venire. Perché? Perché si dice: quando noi attraverso i centri di impiego ti proponiamo un lavoro, tu appunto puoi scegliere e puoi anche rifiutarlo. Lo puoi rifiutare se per esempio l'offerta di lavoro non è appunto congrua, cioè non è attinente, non corrisponde alle propensioni, agli interessi e alle competenze segnalate dal beneficiario. Mi viene soltanto da ridere. Cioè si dice: noi ti stiamo dando il posto di lavoro, se però questo posto di lavoro non rientra, non lo ritieni consono alle tue attitudini, lo puoi rifiutare e il sussidio rimane lo stesso.
ti diamo un posto di lavoro, seconda ipotesi, a 50 km di distanza? Lo puoi rifiutare. Allora io vivo a Taranto, mi danno un posto di lavoro a Bari, Bari sta a 100 km da Taranto, lo rifiuto. Mi danno un posto di lavoro, io sono laureato in giurisprudenza, con 110 lode, faccio il giornalista e se mi danno un altro lavoro che non lo ritengo consono alla mia natura, io lo rifiuto. Ma non ti preoccupare, c'è lo Stato italiano che ti darà questo reddito. Scusate, questo reddito di cittadinanza, appunto. Allora, prendiamo una famiglia che praticamente c'ha due figli, moglie e marito e due figli. E prenderebbe, se disoccupata, 1.638 euro al mese. Ma scusatemi, ma questa è una puttanata. Per un semplice motivo, perché se oggi un povero disgraziato che va a lavorare all'Ilva, va in cocheria, rischia di morire nello stabilimento assassino, rischia di fare di prendersi un tumore e prende 1.300 euro al mese, se questo diventasse disoccupato prenderebbe 1.600 euro. E scusatemi, ma gli conviene rimanere in cocheria? Ma è meglio se lo licenziano, se ne va a casa, tanto gli danno 1.600 euro al mese ed è libero, non ha i rischi che per esempio il siderurgico l'Ilva comporta. Ma stiamo scherzando? Ma così dobbiamo prendere per il culo gli italiani? Così dobbiamo prendere per il culo i meridionali? Poi però il signor Di Maio, Gigino, l'ex steward, ha capito di averla sparata grossa e dice: sì, questo sistema è attuabile, però ci vorranno anni, perché questi posti di lavoro si creeranno attraverso i centri per l'impiego e per ammodernare i centri dell'impiego ci vorranno anni e ci vorranno soldi per ammodernare i centri per l'impiego. È stata stimata una spesa di 2 milioni e 100 di appunto 2 cito le cifre testuali, una spesa di 2,1 miliardi di euro. Non riesco a quantificare neanche io 2,1 miliardi di euro per appunto adeguare i centri per l'impiego, per riformarli. E ha preso tempo. Dice: sa, ci vuole tempo, perché giustamente avete visto quello che sta succedendo, i CAF, i centri per l'impiego presi d'assalto, e non mi venissero a dire che non è vero, perché ci sono le prove dei centri per l'impiego, i CAF, che hanno denunciato questa situazione. E allora a questo punto noi assistiamo alla posizione, abbiamo visto che Di Maio si è trovato in grossa difficoltà e ha preso tempo, perché l'ha sparata grossa, perché a questo punto i cittadini, senza sapere come e perché, appena hanno visto i 5 Stelle che hanno vinto, dicono: beh, ora andiamo subito ai centri per l'impiego, perché qui noi abbiamo risolto i problemi della nostra vita. È arrivato Babbo Natale, io ho moglie, due figli, non lavoro, ogni mese via 1.600 euro al mese. Lo ripeto, e se mi mandano a 51 km io rifiuto, e se mi puzza questo lavoro, non mi piace, io lo rifiuto. Puttanate a 5 Stelle. E allora è ovvio che degli esperti come Luttwak hanno detto giustamente: al sud questa sarebbe una catastrofe, e Ricolfi è un incentivo all'ozio, all'assistenzialismo. È chiaro che una politica siffatta, fatta di demagogia, fa presa in una situazione di assoluta miseria. Ed è rappresenta questa favola a 5 Stelle un incentivo, appunto, un disincentivo a lavorare, a stare a casa con mamma e papà, potremmo dire. Insomma, voi avete visto un po' cosa dovremmo dire, cosa dovremmo pensare, come ci si può prendere gioco degli italiani e come si può speculare sul dramma della disoccupazione. Lo hanno fatto e hanno anche raggiunto il loro scopo,
Di Maio e compagni. Vorrei che Di Maio e compagni andassero al governo. Poi dovrebbero realizzare il programma 5 Stelle, dovrebbero realizzare il reddito di cittadinanza, si troverebbero i cittadini ovviamente col fiato sul collo, perché pretenderebbero, anzi in alcuni, lo dicevo, in alcuni centri per l'impiego, cittadini disperati chiedevano: mi date, ci date i moduli perché noi li riempiamo per il reddito di cittadinanza? Vi voglio vedere al governo, cari pentastellati, come vi voglio vedere, come vi vorrei vedere, e vorrei vedere proprio cosa sareste costretti a dire ai poveri disgraziati. Di Maio viene a, prima dice chiudiamo l'Ilva, viene a Taranto e si rimangia tutto, poi dice l'Ilva deve continuare a produrre, e parla poi di bonifiche e di riconversione. Di Maio diceva di uscire dall'euro, ora non parla più di uscire dall'euro. Di Maio spara grossa la puttanata sul reddito di cittadinanza, poi dice sì, ma ci vogliono degli anni. Gigino torna allo stadio, vai a fare lo steward, spera che il Napoli vinca lo scudetto. Ma questo dovrebbe essere il capo del governo? Ma non scherziamo, per favore. Ti è piaciuta, Antò? Senza bavaglio, informazione libera, sempre.